You thought what you put off. Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ti ricordo di iscriverti al canale stesso e attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai delle opinioni o dei commenti utili a far crescere il video stesso, ti ricordo che li puoi scrivere nei commenti. Montiamo l'accensione al rotore interno. In questo caso utilizzeremo Napolini. Procediamo a montare il rotore facendo attenzione di allineare la chiavetta con la sua sede. Ora andremo a utilizzare questo misterioso strumento di cui non conosco il nome. Se ne sapete qualcosa scrivetemelo nei commenti, per sapere il giusto grado di anticipo o millimetri prima del punto morto superiore quando fa scoccare la nostra scintilla. Per montare questo attrezzo sul motore dovremo prima utilizzare un adattatore che è stato realizzato da una candela. Lo andremo a montare al posto della candela e lo porteremo tutto abbattuto. Con l'aiuto di una chiave andiamo a trovare il punto morto superiore. Eccoci qua, siamo in prossimità del punto morto superiore. A questo punto inseriamo la prolunga e possiamo inserire lo strumento di misura e lo andiamo a serrare con l'apposita vite. Allora andiamo a far ruotare il motore e noteremo la lancetta che ruota in senso orario fino a raggiungere un punto in cui lei tornerà indietro. A quel punto noi dovremo azzerare lo strumento e da quel punto inizierà la nostra misura. Eccolo, vedete? Quindi qua noi andremo ad azzerare lo strumento. Proviamo, vedete che non va oltre, perfetto. Allora, da questo punto dobbiamo andare indietro di circa 3 mm, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 mm e 3. Questo è il valore dell'anticipo che daremo a questo motore per questa sessione di prove. Mantenendo la posizione andiamo a allineare le tacche e serrare con la chiave. E ricontrollare facendo l'operazione precedente. Eseguiamo ora l'operazione di controllo allineando per bene le tacche fra lo statore e il rotore e andiamo a vedere la misura che ci andrà a indicare il comparatore. E fa 1, 2, 3. Ora deve fare 3 giri. 1, 2, e 3 e ritorna indietro.
Perfetto, e l'abbiamo riportata nel nostro bugiardino, 3,4 mm prima del punto morto superiore. Per ultimo andremo a montare un piattello di massa volanica aggiuntiva, in questo caso della Malossi, su un'accensione dell'Apolline, che non stona mai. Ora, tramite l'utilizzo di questo strumento, che non mi ricordo il nome e neanche come si usa, se voi ne sapete qualcosa, per favore aiutatemi e scrivetemelo nei commenti. Come si chiama questo strumento? Tramite l'utilizzo di questo strumento e un adattatore realizzato da una candela che è stata decapitata, aggiunta questa prolunga con questo fermo, e questa prolunghetta, riusciremo a vedere di prendere un'unità di misura. Ciao ragazzi, e al prossimo video!